sono Lorenzina Zulato, sono un'operatrice dell'ICS ETS e da tanti anni mi occupo della Stralessandria. E quest'anno in particolare, anzi, io sono la responsabile del banchetto che si fa tutti gli anni, l'ultima settimana prima della corsa solidale sotto i portici del comune. Quest'anno sono molto contenta perché, oltre ad essere affiancata da volontari di altre associazioni, mi hanno aiutato molto Mariam e Usama, che sono due ragazzi tunisini arrivati da 8 mesi o 7 mesi dalla Tunisia, qui in Alessandria. Con loro abbiamo vissuto delle belle ore chiacchierando, migliorando l'italiano, scambiandoci tante informazioni soprattutto sui dolci, perché lui è un buon cuoco, e con lei abbiamo anche imparato tante parole nuove, l'italiano, abbiamo scritto, abbiamo letto, insomma mi sono stati davvero di aiuto. E quindi io sono qui per dire grazie a questi ragazzi che si sono messi in gioco affrontando una situazione diversa, mettendosi in gioco anche proprio per imparare l'italiano. E quindi voglio valorizzare questa esperienza che per me è stata molto importante e significativa. Siamo qui con Mariam e Usama, volontari della Stralessandria di quest'anno. E da dove arrivate e da quanto tempo siete in Italia? Arrivo da Tunisia, sono qui da 7 mesi. E per me 8 mesi e sono tunisina. Come vi trovate qui in Alessandria? Sì, bene, qui in Alessandria sono contento qua in Alessandria. State studiando, andate a scuola? Sì, io ho andato a CPA level 2 e ho la maturità in Tunisia. Però no, io non vado a scuola e sono con Lorenzina sempre. Com'è questa esperienza di volontariato per la Stralessandria? Avete fatto i banchetti questa settimana? Sì. Una buona esperienza. Sì. Questa qua è una buona esperienza per noi. Sono Vi state felice. Divertendo? Sì. E scriviamo e parliamo bene italiano e facciamo... Conoscere tante persone italiane. Sì. Cosa volete fare da grandi? Alla prossima? Qual è il vostro sogno? Sì, io voglio studiare all'università. Che cosa? Lingua. Tu, Mariam? Non lo so. Sono istituita a Tunisina e animatrice di bambini e qui non lo so come facciamo. Ok. Grazie. Grazie a te. Ciao.